Il Taranto resta imbattuto, torna dallo stadio bianco di Gallipoli con un pareggio, un risultato di 1-1 che sta stretto ai rossoblù e che è maturato proprio allo scadere, quando il Taranto in vantaggio ormai assaporava il gusto della vittoria. Gabrielloni ha segnato per i rossoblù al 12° del secondo tempo la rete del momentaneo vantaggio. Il Taranto ha continuato a dominare anche dopo il gol il gioco, ma nonostante questo il Gallipoli, sugli sviluppi di un calcio d'angolo a 4 minuti dalla fine, ha trovato il gol del pareggio definitivo. Ma andiamo con ordine. Favo deve rinunciare in partenza a Marino squalificato e a Gaeta infortunato che va in tribuna. Poi al termine del primo tempo perde anche per una presunta contrattura anche l'attaccante principe, vale a dire Beppe Genchi, che esce per questo problema di natura muscolare. 4-3-3 per entrambe le squadre, la formazione ionica si schiera con la maglia rossoblu davanti a un nutritissimo pubblico di fede tarantina che affolla in ogni ordine di posto il settore ospite. Quasi 1000 i tarantini presenti al bianco di Gallipoli che non faranno mai mancare il loro incitamento alla squadra rossoblu. Il Taranto gioca con PA in formazione dall'inizio, nel tridente ci sono Genchi e Russo, mentre confermati a centrocampo Mignogna, Marsidi e Cercià, solita difesa con Ibojo al posto di Marino accanto a Panbianchi, Marino squalificato, mentre sugli esterni operano Porcino e Colantoni, in porta c'è Mirarco. La cronaca, al quarto minuto c'è la prima conclusione nello specchio, è di Volpicelli per il Gallipoli, para senza problemi Mirarco. Poi c'è un'uscita di Costantino che riesce a evitare il peggio per la formazione rossoblu. Il Taranto si fa pericoloso al 23°, c'è un sinistro di Genchi dal limite quasi dell'area di rigore parato da Costantino, ex rossoblu, ha giocato col Taranto nel 2012 nella gestione Pettinicchio. Al 24° c'è un tiro di Mignogna, pallone che termina sul fondo. Al 35° c'è una palla gol per il Taranto, l'acrobazia di Pia dal limite dei 16 metri, stop di petto, di spalle alla porta, sforbiciata ad altri tempi, pallone che si stampa sulla parte alta della traversa. Al 39° Genchi si avvicina alla panchina del Taranto e dice che non ce la fa, prova a restare in campo, 3 minuti più tardi verrà sostituito da Gabrielloni. Al 44° Panbianchi ci prova dalla lunga distanza, ma la conclusione di sinistro del difensore centrale rosso-blu chiama ad un intervento difficile l'estremo difensore di casa Costantino. Nella ripresa c'è un diagonale di PA, il rasoterra al 7° minuto, impegna severamente l'estremo difensore di casa che riesce a respingere il pallone, poi Cornacchia sventa in calcio d'angolo. Il Taranto passa in vantaggio al 12° minuto, sugli sviluppi del 7° corner, battuto alla sinistra di Costantino, palla larga per Mignogna che prova la conclusione, respinta corta del portiere di casa, zampata vincente di Gabrielloni, esplode il bianco, assiepato il settore ospiti dai tifosi rosso-blu. Al 25° Gabrielloni in elevazione su cross dalla destra di testa il pallone che sbuccia il palo alla destra di Costantino. Al 35° c'è un'altra sostituzione, entra Conti, esce Colantoni, il Taranto fino a quel momento dopo l'infortunio di Genchi aveva giocato con 5 juniores. Al 41° il Gallipoli si affaccia nella metà campo del Taranto per la prima volta nel secondo tempo, guadagna 2 corner consecutivi, prima del secondo corner che poi frutterà il pari, doppio cartellino giallo per Marsili e Legari. Il traversone dalla bandierina viene raccolto nel cuore dell'area di rigore rossoblu dallo juniores Stranieri che manda il pallone a sbattere sulla parte bassa della traversa e poi in rete, è l'isperato pareggio della formazione di casa, 1-1 che poi sarà il risultato finale. Al 47° al secondo dei 3 minuti di recupero c'è un tiro di Panbianchi ma senza fortuna.